Ciao a tutti e benvenuti all'appuntamento fisso della Settimana della Scienza della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici. Anche quest'anno l'ICR parteciperà a questo evento portando i risultati e le ricerche in corso che hanno come focus la sostenibilità e il ridotto impatto ambientale, perfettamente in linea con quanto proposto da Frascati Scienza per quest'anno, ovvero Heal the Planet's Future. Perché non c'è modo migliore che curare il futuro del nostro pianeta che occuparsi di conservazione del nostro patrimonio per noi e per le generazioni future. L'obiettivo dell'ICR è quello di portare attraverso dei contenuti specialistici la nostra ricerca alla portata di tutti, con parole semplici e un taglio divulgativo. Questo perché vogliamo sviluppare una coscienza della conservazione diffusa e condivisa. Non mi resta che dirvi buon inizio e augurarvi buona visione. Ciao! Ciao a tutti, siamo Francesca Valentini e Paola Mezzadri, ricercatrici dell'Istituto Centrale per il Restauro e quest'anno presentiamo il caso studio di Piscina Arte Aperta, museo ecologico all'aperto nel piccolo comune di Piscina in provincia di Torino. L'intervento di restauro dell'ICR ha innescato un processo di riscoperta di questo patrimonio di arte contemporanea e innescato processi di maggiore consapevolezza e cura collettiva da parte della comunità verso un patrimonio di opere d'arte anche complesse esposte all'aperto. L'ICR ha concluso un intervento di restauro su dei materiali costitutivi molto complessi legati a delle opere molto importanti del Museo di Arte Contemporanea di Piscina. Murali, lamine metalliche e pellicole pittoriche in plastica che hanno interagito in maniera differente con il contesto ambientale e con la comunità stessa. Anche i materiali green utilizzati per il restauro sono stati uno dei cardini che hanno costituito l'intervento di restauro e alla base delle prassi dell'ICR ed è per questo che questo intervento si collega alla tematica Heal the Planet's Future. Buongiorno, sono Antonella Basile, restauratrice all'ICR di Roma. Nel video presento le caratteristiche e tracce di lavorazione delle tecniche appunto dei materiali lapidei. L'artista usa gli strumenti come una tavolozza per creare chiari, scuri e ombre che valorizzano i volumi delle decorazioni. A volte i marmi possono essere decorati, rifiniti anche con la policromia. Nel video è rappresentato uno splendido esempio della seconda metà del 400 di Agostino di Duccio, che rifinisce i rilievi dell'altare della Pietà con la doratura e la policromia, in questo caso l'azzurrite. Buona visione. Le fibre tessili costituiscono il prezioso materiale di supporto di opere pittoriche su tela e su carta. Il loro degrado e la perdita delle proprietà strutturali mette fortemente a rischio l'opera pittorica. È per questo motivo che i laboratori di restauro, in collaborazione con i laboratori scientifici, da sempre studiano e mettono a punto metodologie di intervento adeguate, impiegando metodi tradizionali, ma sempre con uno sguardo al futuro, attingendo a tecniche innovative e green. Dedicheremo tre contributi ai supporti tessili dei dipinti. Nella prima parte, io, Marcella Iuele, che sono un chimico, vi parlerò della struttura, della composizione chimica e delle forme di degrado, aiutata anche da alcune simpatiche animazioni che renderanno, spero, il discorso un pochino più semplice e divertente. Nel secondo contributo, un restauratore, Carla Zaccheo, vi parlerà dei metodi di intervento sulle tele affette da degrado. Nella terza parte, dei ricercatori e professori di università e centri di ricerca italiane vi illustreranno alcune nanomateriali di nuova generazione, non tossici per l'uomo e per l'ambiente, messi a punto per il trattamento dei materiali tessili. Buongiorno. Aderendo alla Notte Europea dei Ricercatori, ho pensato di presentare quello che da anni stiamo già portando avanti nel laboratorio di restauro dei metalli per quanto riguarda la conservazione e il restauro delle opere e dei manufatti in lega, però con una particolare attenzione alla
salvaguardia e alla sostenibilità dell'uomo e dell'ambiente, non solo delle opere. E certo, se conservare vuol dire, in sintesi, trasmettere alle future generazioni la nostra storia e il nostro patrimonio, questo non può prescindere dalla tutela e dalla cura verso il nostro pianeta. Essere green non è semplice, è questione di piccoli gesti quotidiani, ma di grandi e soprattutto veramente sentite azioni collettive. Quindi proviamo, facciamolo insieme e cerchiamo di farlo oggi per il nostro futuro.